ciao amici e Revotech a tutti. Oggi parliamo di queste One Audio, se così si pronuncia, Focus A10 Aires, cuffie over ear Bluetooth con cancellazione attiva del rumore, con tecnologia ibrida, cuffie wireless Aires. Sono cuffie che hanno una morbidezza incredibile e sono comodissime da indossare, soprattutto per chi come me porta gli occhiali. Sapete che questo tipo di cuffie dopo un po' possono essere fastidiose perché le stanghette degli occhiali vengono schiacciate, pressate, soprattutto per occhiali come i miei che hanno stanghette di plastica, e possono risultare scomode dopo un po' di tempo. Invece questo tipo di cuffia è, diciamo, pensata quasi appositamente per questo tipo di utilizzo, oltre che essere un prodotto che funziona molto bene e ha un audio sicuramente di buon livello, ovviamente rapportato al prezzo, perché non parliamo di cuffie professionali da studio, da registrazione, eccetera, ma per uso casalingo, per uso anche all'esterno, ma senza troppe pretese. Però noi le abbiamo provate e siamo rimasti molto soddisfatti. I dati tecnici sono presto detti: hanno una batteria integrata da 800 mAh, il tempo di ricarica è stimato in circa 2 ore, 62 ore solo con la modalità di attivazione della cancellazione del rumore. Il range del Bluetooth è di 10 metri, la riduzione del rumore è di 35 dB, il diametro del driver è di 40 mm e il peso totale è di 295 grammi. Prima venite sul nostro blog ceotech.it, mi raccomando, a leggere tutte le nostre recensioni scritte. Eccoci qua, andiamo ad aprirle subito. Scatola bella solida e ben fatta. Qua c'è una bellissima custodia che contiene tutto il contenuto, e questo è sicuramente apprezzabile, avere anche una custodia da viaggio con tanto di gancetto per il trasporto. Qui dentro trovate tutto quello che c'è in confezione, come il manuale di avvio rapido, vi fa vedere le varie funzioni, l'abbinamento, eccetera. Andiamo a estrarre tutto senza rompere nulla. Mettiamo da parte la custodia, che però è molto ben fatta, dentro è morbida e vi consente di portarle in giro ovunque vogliate. C'è anche un'etichetta qui che poi andremo a sfilare. I padiglioni sono in pelle sintetica, super resistente e anche super morbida. Soprattutto la morbidezza è qualcosa di impressionante. Non avevo mai sentito dei padiglioni così morbidi, non che ne abbia provate a centinaia, però vedete che gli scatti sono con delle cerniere di metallo in alluminio, perciò non è tutta plastica. Molto interessante questo aspetto e dà sicuramente una sensazione di touch and feel più premium. Vedete che si ruotano anche per essere indossate più comodamente. Sopra c'è un ulteriore cuscinetto di pelle morbidissima per la testa e ci sono gli allunghi da una parte e dall'altra, sempre sotto con un telaio di alluminio flessibile. Davvero ben fatte, anche qui è plastica, non ci sono altre parti in alluminio, però il mix tra questa plastica di ottima qualità e l'alluminio permette di avere un prodotto che in mano dà una bella sensazione di solidità innanzitutto, ma anche di qualità. Qui abbiamo tutti i comandi, tasti volume, questo è il tasto accensione, questo è il tasto per attivare la soppressione del rumore, c'è anche l'effetto trasparenza, perciò i comandi sono molto molto semplici. Ovviamente questa è la parte sinistra e questa è la parte destra, poi le indosseremo. Le ho già indossate in questo momento sopra gli occhiali e sono qualcosa di veramente comodo. Si possono adattare a qualsiasi angolazione e vi dico la verità, con questi cuscinetti così morbidi non sento la pressione sopra le asticelle degli occhiali. È la prima volta che mi capita in assoluto questa sensazione di comodità estrema. Perciò devo dire che dal punto di vista del comfort ci siamo. Qui
c'è il suo cavetto di ricarica e un cavo AUX, cavetto di ricarica USB-C. Meno male che abbiamo implementato l'USB-C anche su questo tipo di device. Adesso facciamo subito l'accoppiamento con il mio device. Vediamo se le rileva. Qui lampeggia, perciò è in fase di ricerca. Quali ho viste? Vediamo se le associa. Connesse, visto? Si fa prestissimo. Se volete mettere tutte le impostazioni relative all'accoppiamento della cuffia, potete selezionare o deselezionare queste voci in base alle vostre esigenze. Queste cuffie hanno questa modalità di cancellazione ibrida attiva del rumore esterno, promettono una durata della batteria veramente lunghissima in base agli scenari di utilizzo, si possono usare all'aperto, mentre siete in giro, sul treno, su un autobus, in ufficio, per ascoltare musica ma anche film, serie TV. Ovviamente non sono cuffie da studio, non sono cuffie professionali, perciò per un audio di livello da audiofili ovviamente bisogna andare su altri tipi di prodotti, però fanno un po' tutto e la qualità a me è sembrata assolutamente buona per quanto riguarda la fascia di prezzo e anche la promo che è in corso in questo momento su questo prodotto. Molto furbo anche il fatto che si possano piegare e ripiegare su se stesse per essere riposte in spazi un po' più stretti. Davvero sorpreso dalla qualità dei materiali, ma soprattutto dalla morbidezza di questi cuscinetti, che assolutamente non mi aspettavo. Per quanto riguarda l'aspetto puramente sonoro, ci ha stupito la qualità del suono di queste cuffie, perché è un suono pulito con un'ottima gamma, non ci sono rumori di fondo, non ci sono interferenze, anche i toni medi sono ben distinti e i toni alti non gracchiano e non sparano troppo, perciò non avrete mai tonalità metalliche, mentre le tonalità più basse sono davvero piacevoli perché risultano morbide e non troppo rimbombanti. A me, dal punto di vista sonoro, per ascoltare qualsiasi genere di musica, sono piaciute veramente tanto e di sicuro non mi aspettavo questa qualità. E il fatto che si possa regolare la funzione della cancellazione del rumore, che può essere impostato su effetto trasparenza, cancellazione on o cancellazione off, dobbiamo dire che per quanto riguarda la prova con film, serie TV e anche musica, è davvero rilassante. Prima di tutto perché questi cuscinetti sono morbidissimi e anche dopo lunghe sessioni di utilizzo non sentite la fatica. In più c'è la possibilità di attaccare, come dicevamo, il cavo AUX cablato per avere un ascolto diretto col vostro device, ammesso che troviate un telefono che ormai abbia il jack audio, perché ormai sapete che non ce l'ha quasi nessuno e perciò in molti casi bisognerà usare un adattatore. Adesso vi facciamo vedere la prova di chiamata all'esterno e poi ci vediamo per i saluti. Le indosso e parto con la chiamata. Poi proveremo tutte le varie modalità di riduzione attiva del rumore. Eccomi. Registro, parto con la registrazione. Bene, io adesso sono in chiamata con te con queste cuffie, focus a 10 e non sento nulla all'esterno, proprio zero, nessun rumore, pure del vento ce n'è. Io non sento, ne sento niente. Tu non senti nulla? Adesso faccio due passi e provo a mettere le varie modalità di riduzione del rumore, così vediamo l'effetto trasparenza. Prova. Adesso effetto trasparenza, si dovrebbe sentire anche un po' di rumore esterno. Senti qualcosa tu? No, per il momento niente. Neanche il vento? Beh, un pochino, appena un filino. Adesso è passato un camion. Sì, un pochino di, appena un filino di rumore, non si sente tanto. Adesso però, si sente il vento. Sento, adesso sto provando con la cancellazione attiva su on, quindi non si dovrebbe sentire niente esternamente. Tu senti qualcosa? No, un po' di rumore del vento si sente, un pochino. Non senti niente, adesso aspettiamo che passi un'auto, così vediamo se c'è qualche rumore di fondo.
Sto camminando, c'è un caldo assurdo adesso perché è calato anche il vento. Strano, proprio adesso che mi serviva il vento. Classico. Ecco, adesso c'è una bella folata di vento. Senti un po' di vento? Senti? Sì, un pochino, sì, un po', sì. Ok, Si adesso aspetta sente? un attimo. Sì. Bene, adesso lo senti? Ancora lo Sente. senti? Il vento? Perché l'effetto dell'attivazione del rumore esterno influisce su di me, sulle mie orecchie, non sulle tue. Tu senti Certo. comunque quello che succede all'esterno, ma è normale. Io sto Normale. registrando col microfono, quindi sì, è normale che un po' senti. Ok? Sì. Va bene, comunque in chiamata è molto nitida, non salta, non ci sono scatti. Tu mi senti con degli scatti o con dei buchi o mi senti in modo molto lineare? Adesso c'è molto vento. Lineare. Adesso si sente molto Lineare. vento, sì. Però io ti sento benissimo e non sono isolato. Ecco, diciamo che queste cuffie sono da usare non d'estate perché tengono un caldo della Madonna e più che altro in primavera e in autunno. Ok? Va bene? Ok, Ok, ci vediamo va bene, dopo. ciao, dopo Ciao, ciao. ciao, ciao. Bene, abbiamo visto che queste cuffie funzionano molto bene, soprattutto per la qualità audio. Devo dire che il suono e il timbro vocale è sicuramente di buon livello. L'effetto trasparenza funziona bene e non ci sono problematiche per quanto riguarda l'isolamento. Quindi se uno vuole usarle anche all'aperto e rimanere isolato, non ci sono assolutamente problemi. E allo stesso tempo però, mentre camminate in mezzo al traffico, è consigliabile usare l'effetto trasparenza, soprattutto per la vostra sicurezza. Ci vediamo a banco per le conclusioni finali. Bene, avete visto la prova chiamata, traete voi le vostre conclusioni, diteci se a un prezzo di 79,99, poi metteremo ovviamente i coupon e i link in descrizione per l'eventuale acquisto, se siete interessati ad acquistare questo paio di cuffie, One Audio A10 con tecnologia ANC ibrida e riproduzione musicale fino a 45 ore. Salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch, di cuffie, di domotica, eccetera, su Telegram. E tutto il loro network, venite anche sul nostro gruppo Revotech Group, sempre su Telegram. Detto questo, venite anche sul nostro blog Certe.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia. Likeate a bestia e iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo, un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.